Ho letto alcuni comunicati stamattina mentre mi accingevo a sedermi su questa poltroncina dedicata a Liberamente Parliamone e quindi ho pensato di voler approfondire con lui alcuni temi che sono stati messi in risalto dal suo gruppo. Vorrei capire perché dicono che sono inadeguati Emiliano e Lopalco. Che cosa li ha fatti adirare? Cosa preoccupa i consiglieri di i Fratelli d'Italia? Cosa c'è che non va alla Regione Puglia, che non sia, che sia più grave di quanto non avvenga nella nostra Italia a proposito della pandemia e di altri disagi che stiamo purtroppo soffrendo? Cambiamo tecnologia e proviamo adesso con altro tipo di collegamento. Vediamo un po' se riusciamo a parlare con il consigliere Ignazio Zullo della Regione Puglia. Covid, Fratelli d'Italia, la sinistra e Speranza mettono nero su bianco chi deve essere... Pronto? Dottor Zullo? Buongiorno, dottor Zullo. Leggevo questo comunicato. Spero mi sente, dottor Zullo? Sì, aspettiamo un attimo, il dottor Zullo è impegnato in un'altra telefonata, aspettiamo un attimo e poi riprendiamo. Leggevo questo comunicato, appunto. Covid, Fratelli d'Italia, la sinistra e Speranza mettono nero su bianco chi deve essere salvato e chi no. Ecco, è un titolo che porta anche una certa preoccupazione perché si riferisce sicuramente al nostro sistema sanitario. Dottor Zullo? Sì, sono qua, buongiorno. Buongiorno, dottor Zullo, non volevo disturbarla, ma lei come sa bene, conoscendoci da tanti anni, noi non programmiamo le nostre interviste, man mano che giungono le segnalazioni e i comunicati, poi ci mettiamo in contatto e quindi onore a chi risponde, se a chi risponde seppur non anticipata la telefonata o l'intervista con telegramma raccomandato, chissà con una PEC, dottor Zullo, sa com'è? Si è diventati sempre più No, preziosi. vabbè, ma sono a disposizione, lei direttore lo sa. Allora, la sinistra e Speranza mettono nero su bianco chi deve essere salvato e chi no, possibile, non ci crediamo. Beh, è pure così ed è stato uno dei motivi di attrito nel Consiglio dei Ministri tra la ministra Bellanova e Speranza, perché chi ha scoperto questo è stato proprio il ministro Bellanova, che ha rinfacciato a Speranza quello che era scritto a pagina 25 del piano pandemico che stanno predisponendo. E a pagina 25 sta scritto proprio questo, che laddove si dovessero dimostrare insufficienti le risorse sarà necessario scegliere a chi dare assistenza, quindi chi salvare e chi no. Ora ovviamente per la mia formazione, per non solo di medico, anche per quelli che sono i miei convincimenti, la vita umana è uguale per tutti e non è possibile pensare a una ristrettezza di risorse. Noi dobbiamo mettercela tutta perché dobbiamo assistere tutti quanti. È un fatto morale, è un fatto etico, è anche un fatto deontologico dei medici, perché poi sono i medici che decidono. Ed è anche, io credo, dato di un paese civile che crede nei miracoli che fa la medicina, perché a volte anche quelle situazioni impensabili, che magari sembrano perse, poi a un certo momento riusciamo anche a salvare quelle persone. Io prendo proprio le distanze da questa visione della sanità. Mi dispiace che proprio questi di sinistra, che parlano del carattere universalistico del nostro Servizio Sanitario Nazionale, oggi la pensano in un modo diverso. Dottor Zullo, che cosa, per quale motivo e che cosa significa definire inadeguati Emiliano e Lopalco? Perché? I fatti proprio di questi giorni ci danno proprio contezza di questa inadeguatezza. Tenete presente che
una regione dove non si fa la vaccinazione antinfluenzale, non si fanno i tamponi rapidi, tutto è in ritardo, si fa fatica. Paghiamo sotto il profilo sanitario perché abbiamo la mortalità più alta rispetto a tutte le regioni del meridione e paghiamo sotto il profilo economico perché se non affrontiamo qui l'epidemia chiaramente rientriamo nelle zone arancioni, zone rosse e questo crea molto disagio e molta ristrettezza per le attività economiche che soffrono. Ci sono imprenditori, liberi professionisti, commerciali che non riescono a portare reddito a sapere sulla parte delle proprie famiglie. Dottor Zullo, la lasciamo libera ai suoi impegni e non me ne vorrà se dovrò richiamarla per fare un'intervista, un approfondimento su questi argomenti e anche per chiedere lumi a proposito di alcune segnalazioni che ci sono giunte da parte di alcuni telespettatori del prontuario farmaceutico, insomma di questi farmaci che non sono inseriti, costano un bel po' e queste persone mi dicono io sono invalido e con quei pochi soldi che prendo non posso spendere circa 500 euro in farmaci perché non mi sono riconosciuti. Parliamo di integratori, ecco, ne riparleremo la prossima volta, le mando una mail anche di questo argomento. D'accordo. Così potremo approfondirlo e faremo una cosa buona. Grazie. Per chi ci ha fatto questa segnalazione. Buon fine settimana. Grazie anche a voi, grazie a disposizione. Grazie, ciao. Grazie dottor Zullo, alla prossima occasione quindi dovremo fare un approfondimento.